Logos Web Radio. Bentornati su Logos Web Radio. Oggi, in attesa dell'edizione 2009 di Politicamente Scorretto, il progetto di Casalecchio delle Culture a sostegno di cultura e legalità che si terrà a Casalecchio di Reno dal 27 al 29 novembre, iniziamo un ciclo di interviste nelle quali ascolteremo la voce di alcuni giornalisti che, colpevoli, se così si può dire, di aver fatto bene il proprio lavoro, hanno subito censure e minacce. Il tema di cui ci occupiamo è dunque il bavaglio a cui è sottoposta l'informazione nel nostro paese. L'Italia è infatti al 73° posto nella classifica della libertà di stampa. Ne parliamo con Pino Magnaci, giornalista dell'emittente siciliana Teleniato. Fare nomi e cognomi e raccontare la realtà di un territorio ad alta densità mafiosa, qual è la Sicilia, l'ha sottoposta a querele e intimidazioni. Nonostante ciò, continua il suo lavoro di ricerca e diffusione o tentativo di diffusione della verità. Bene, siamo qui a Bologna, il 10 di ottobre, la manifestazione Alta Voce, che si svolge qua a Bologna, organizzata da COP, eccetera, con Pino Magnaci. E parto subito con una domanda difficile che riguarda il rapporto di ossigeno che è uscito da poco e che ha sollevato un po' di dibattito, giustamente. E che cosa ne pensi di quello che è uscito, dei materiali che sono usciti da questo reportage e delle interpretazioni che sono state date ultimamente? Guarda, Alberto Stampinato ha voluto accendere un riflettore su quelli che sono i cronisti minacciati in Italia, che potrebbero essere tanti o pochi, dipende dai punti di vista. Io dico che sono pochi perché dovremmo essere in tanti e forse saremmo meno minacciati. E ovviamente è un riflettore su quelli che sono i pericoli che l'informazione fatta seriamente sul territorio corre, e qui c'è un'anomalia, e l'anomalia è ovviamente che se ognuno di noi, come continuo a ripetere ogni giorno, fa un po' il suo dovere, non penso che ci siano dei cronisti minacciati, diventerebbero in tanti e ossigeno forse non esisterebbe. Dibattito che ha aperto la documentazione presentata appunto da Alberto con la Federazione Nazionale della Stampa, sinceramente ci fa piacere, perché pensa che i riflettori accesi ti salvano la vita, è da sempre che lo continuo a dire. E speriamo che diventiamo di più i giornalisti che fanno il loro dovere, sono sicuro che diventano meno le minacce. E secondo te, da parte delle istituzioni, ma anche dell'ordine dei giornalisti, che cosa potrebbe essere fatto per dare ossigeno a questi giornalisti? Ci mettiamo un velo pietoso con le istituzioni? Sì, parliamo solo dell'ordine dei giornalisti. Parliamo dell'ordine dovrebbe riformarsi, dovrebbe rivedere un po' anche le sue posizioni. Io ho visto la presa di posizione dell'ordine sulla manifestazione di piazza sabato scorso, ha preso un po' le distanze perché l'ha ritenuta politicizzata. Sì, forse c'era la politica in piazza, ma ovviamente accanto ai cronisti sempre c'è la politica, che può essere di destra o di sinistra, attenzione. Io invece dico una cosa diversa, spoliticizziamo i giornalisti, e c'è un'aggressione verbale da destra a sinistra, c'è un cannibalismo addirittura, adesso ci scanniamo. Più che fare informazione, ci sono televisioni o ci sono giornalisti che fanno i politici. Il giornalismo credo che sia qualcosa di diverso. Un'ultima cosa, questo arretramento dell'Italia nella lista 73° posto della libertà di stampa, che cosa ne dici? Sarebbe bene che ci preoccupiamo finalmente di questa situazione, siamo sempre meglio di alcuni altri paesi? Per arrivare al dopo il Burkina Faso ci vuole la legge che Berlusconi vuole portare in aula sul taglio alle intercettazioni telefoniche e sul bavaglio alla stampa. Io credo che arriveremo all'ultimo posto a questo punto. Già abbiamo una informazione lottizzata dalla politica e quindi ovviamente non più reale. Cioè, mi viene da ridere quando qualche presidente del Consiglio dice il 75% delle informazioni in Italia è di sinistra. Credo che in quel momento lui si vesta di sinistro più che perché ha dimenticato di dire che il 99% delle informazioni in Italia è nelle sue mani, che è una cosa molto diversa. E quindi isole che rimangono, perché alla fine rimangono poche isole, sta cercando di spegnerle o di tappargli la bocca. Non saranno, penso, certo le querele che affermeranno
i giornalisti seri, perché io per giornalista, tra parentesi, intendo chi fa le inchieste, chi lavora sul campo. Gli altri li ho sempre definiti e continuo a definirli dei leccaculo, che è una cosa diversa. Grazie Pino. Ottimo. Te la fanno trasmettere. L'intervista è curata da Filippo Milani. Per maggiori informazioni www.politicamentescorretto.org. Un saluto da Giusy Gullo, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.